Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Sniper Elite 3. Allora, nel frattempo ho recuperato qualche benda, così mi sono rimesso anche qualche energia e penso che possiamo continuare ad andare avanti. Abbiamo da fare ancora altri 3 appostamenti. Allora, piano. Permettesi in copertura. Rumore avvertito. Ok. Chi è che ha avvertito il rumore? Piano. Scavalca. Piano, ragazzi, piano. Cacchio, là c'è sta qualcuno, eh? Penso che ci siano anche qui, però. Continuiamo a giocare in copertura. Che non si sa mai chi c'è sta qua dentro. Ah, tutto tranquillo. Appunti di sopravvivenza. Gestire il battito cardiaco. Quando non si è avvistati dal nemico, mantenere un profilo basso e muoversi lentamente. Sarà molto più difficile essere scovati, anche in caso il nemico si è allertato. In più, i movimenti lenti aiutano a controllare il respiro e a mantenere un basso battito cardiaco, che a sua volta consente di sparare con mano più ferma. Giusta indicazione. Oh cacchio, là ce ne sta uno. Io direi di farlo esplodere, però forse è troppo casino, secondo me. Conviene giocare un po' più stealth. Allora, qualcuno là si sta insospettendo. Aspetta, noi giochiamo così in copertura, facciamo il giro, piano, piano, vai, perfetto, ok, vediamo un po' se c'è qualcosa sto caro amico, benissimo, quattro Wellwood, oh cacchio, sta qualcuno qua, aspettate, corpo trovato, che vuoi fare? Aia, ce ne sta un altro là. Aspetta, aspetta, dite che mi vede qua? Quello a parte si sta sospettendo. Forza, forza! Ok, ucciso. C'è rimasto l'amico là, che non so come cacchio ha fatto a prendermi. Oh, bello, preso. Ok, aspetta, ce ne sta un altro. Ce ne sta un altro. Forza, tira sulla capoccetta. Tira sulla capoccetta. Su, eccola. Forza, cacchio. Sta proprio là, sta. Aia, aia, aia. Oh, oh, oh. Che cacchio. Non muore, Aspetta, Forza. Oh, beccate sta cecchinata. Oh, voilà. Perfetto. Io direi di mettermi lo Sten MK, che mi avete stancato, sinceramente. Che vi voglio devasta uno dopo l'altro. Allora, qua che ci sta? Prendi tutto. Poi una benda in più. Abbiamo perso tante energie comunque. Qua ci sta qualcuno. Cacchio. Porco cane, che spettacolo. Colpo in profondo. Chi è? Aia! Chi mi ha ammazzato? Assurdo. Carica l'ultimo salvataggio. Da chi è che mi ha sparato, ragazzi? Mica me ne sono accorto, Non mi sono reso conto di chi mi abbia sparato, sinceramente. Allora, accasciati. Porco cane, dobbiamo giocare veramente stealth, che qua è tosta di brutto. Non è il classico bordello. Oh, cacchio, ci sta qualcuno qua. Bordello a cui siamo abituati noi. Forza. Forza, ricarica. Oh, oh. Perfetto. Mamma mia. Stanno tutti qua. Vedo qualcuno. Oh, oh, cacchio. La copertura non è mai delle migliori comunque. Perfetto. Ce n'è un altro là che si sta per avvicinare. Eccolo. Forza, tira sulla testolina. Mamma mia. Preso, colpa alla testa. Ce ne restano due qua sotto, Due qua sotto, raga. Attenzione, anzi tre. Allora, quello. Aia, aia. Io andrei di cecchino, raga. Andiamo, Forza. Preso, vai. Voilà, è uno. Vediamo un po' se fa ancora il coatto. Preso. Penso di no, aspetta, mi stanno a sparare da dietro. Chi cacchio è? Porcaccia la miseria. Sta un po' più sotto. Aspetta che l'ho visto. Aspetta che t'ho visto. Vai, mamma mia, sto proiettile se ci arriva è fantastico. Bellissimo! Come l'ho preso! Come l'ho preso! Aspetta! Aspetta! Vai! Forse ce la faccio, Forse ce la fa! Guardate come passa
in mezzo a tutto e lo prende! Fantastico, colpa ai polmoni! Benissimo, ce ne restano due, Ce ne restano due, eccone uno che muore subito all'istante. Voilà, e manca il suo amico. Alcuni rumori sono abbastanza forti da coprire i tuoi spari. Quando appare il suo simbolo puoi sparare senza farti sentire. Resti in ascolto di altri rumori e prendi bene il tempo dei tuoi colpi. Cacchio. Vai, porco cane. Vai, voilà, tagliata la capoccia. Sei stato promosso. Molto bene. Livello 2. Sbloccato, MP40. Dai, non è andata tanto male, eh. Abbiamo fatto un po' di caciara, però sinceramente ci voleva. Almeno ci siamo un po' divertiti, come piace a me. Allora, vediamo un po' qua dentro che c'è. Se c'è qualcosa da recuperare. Aspetta che mettiamo un po'. Ok. C'è sta qualcuno che si sta sospettando a 25 metri. Conviene rimettersi la pistolina. Ok, ho recuperato le energie. Ok, perfetto. Bene, riscendiamo. Mi sembra tipo ora tutto tranquillo, eh. Cerchiamo altri punti dove poter recuperare non tanto munizioni ma energie. Qua mi sembra tipo tutto a posto. Possiamo risalire. Allora, seguiamo le stelline. Ce ne sta una di là, 66 metri. Giochiamo un po' più attenti. Allora, qua l'abbiamo. Qua ce ne stanno già due. Abbassati. Allora, ci vorrebbe un fucile da cecchino per farli secchi col silenziatore. Allora, qua ce ne sta uno. Che dite, se usciamo così ci vede? Andiamo piano, 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 ragazzi, questo coi calzoncini. Forza! Ok. Benissimo. Ok. Aspetta che voglio anche controllare se ha qualcosa. Conviene veramente prenderci tutto, che qua siamo da soli contro tutti. Perfetto. Ok, colpa alla testa. Proprio alla grande ci è andata. Recupera. Bene, andiamo. Mamma mia quanto mi sta a piacere sta cosa. Più che altro devo proprio cambiare genere di gioco, perché lo sapete quanto non sono abituato a giocare veramente con questa tranquillità e senza fretta. Porco cane, pensavo che mi saltasse in aria. Quello invece col cavolo. Col cavolo proprio. Allora, fucile da cecchino. Piano, forza, preso. Ok, ce ne sta uno lì a destra. Forza, tira sulla testa. Aspetta. Preso, mamma mia. E un altro là davanti. Oh, porco cane. Aspetta. Forza! Se prendo l'elmetto è un numero fantastico! Vai! Voilà! Headshot! Nebelwerfer neutralizzati. Meglio controllare il crinale. Perfetto, ora dobbiamo andare a controllare il crinale. Che cacchio è? Chi è che si sta insospetti? Oh, c'è sta qualcuno là. Chi è? Chi è là? Scusami, eh. Che cacchio c'è qua? Non riuscivo a capire, sinceramente. Perché c'è tipo una cosa di sospetto qua? Ah, via libera. Ok, forse ancora si doveva riprendere il nostro amico. Allora, vediamo un po' se qua c'è qualcosa. Qua niente. Vediamo, allora, questo che abbiamo fatto, troppo bello quello con l'elmetto. Mamma mia, come gli sono partito, fantastico, non è stato trovato niente. Ok, dobbiamo andare da quest'altra parte, dobbiamo vedere se sulla cresta è tutto tranquillo. Bellissimo, mamma mia, quanto mi sta a fomentare, ragazzi, mi sta a fomentare troppo. Ci voleva proprio questo periodo, uno sparatutto, ci voleva veramente con tutte le scarpe. Ok, andiamo. Oh, per saltare tra due punti distanti. Bene. I carri armati. Sniper Elite 3 Africa.
Allora, questo era proprio un vero e proprio preambolo. Cerca terreni sopraelevati per avere una visuale privilegiata su di un'area. Assedio di Tobruk. Ah, l'abbiamo completato. Promosso. Soldato semplice classe 1. 6,25. Quante altre cose ci danno? Ah, tipo le medaglie. Tipo funziona una specie. Mi ricorda un po' Battlefield. Che tipo ti dà tot cose in base a quello che uno fa durante le missioni. Più che altro tipo il genere del multiplayer. Poi se avrò la possibilità vi farò vedere anche il multiplayer. Ci manca solo obiettivi facoltativi, 8 nemici usando la furtività. Vabbè, dai, è andata bene anche Tobruk così. è caduta, ma il mio lavoro ha richiamato l'attenzione dei servizi segreti britannici. Erano sulle tracce di uno dei pupilli di Hitler inviato in Africa, uno spietato sostenitore delle armi chimiche, il generale Franz Wallen. Il loro informatore vicino a Wallen è svanito, così vogliono che io indaghi. La mia prima fermata è l'oasi di Gaberun, un polo logistico dell'asse. Esploratori e ufficiali passano di qui, e così le informazioni. L'oscurità gioca a mio favore. Ci sono diversi ufficiali nell'area. Inizierò da qui la mia ricerca. Diverse alture vicino al lago sono perfette per piazzare il mio fucile. Se Valen è stato qui, ci saranno delle tracce e io le troverò. I servizi segreti britannici ti hanno reclutato per la tua abilità. Indaga sul generale Valen e scopri i suoi piani. M1, Sten, granata. Io direi che possiamo andare anche così. Va bene? Andiamo. Come distruggere i veicoli leggeri? Spara al punto debole. Ok. Pat, bang. Bello. Comunque forte sta. Poi i caricamenti sono velocissimi dei livelli, dei capitoli. Eccoci qui, ragazzi, con il nostro caro amico Cecchino. Siamo nascosti proprio nel bosco, nella vegetazione. E ci vediamo nel prossimo video che andiamo avanti con Sniper Elite 3. Al prossimo video.